Ben trovati ad una nuova puntata di In Primo Piano, puntata speciale in esterna come potete vedere perché la nostra redazione è ospite della sede dell'ambasciata del Kurdistan in Italia. Graditi ospiti di Sua Eccellenza l'ambasciatrice Rezvan Kader. Ben trovata. Grazie, siete benvenuti voi. Iniziamo con una domanda, diciamo, per i nostri telespettatori, che saranno molti gli argomenti che andremo a sviluppare. Cercheremo di capire nel profondo il suo paese, la sua gente e soprattutto il momento, che come sappiamo è un momento estremamente difficile e drammatico. Il Kurdistan iracheno, Eccellenza, gode di un certo grado di autonomia nell'area del nord del paese. Mi può spiegare come si è giunti a questo status? Bene, buongiorno a tutti quanti. Si sa che il Kurdistan, purtroppo, eravamo sotto un tiranio che si chiamava Saddam Hussein. Grazie agli Stati Uniti e alleati abbiamo potuto far cadere questo governo e abbiamo potuto far liberare l'Iraq. Liberazione dell'Iraq era una cosa molto importante per noi. Non si poteva liberare l'Iraq purtroppo pacificamente, doveva esserci un contesto dei alleati insieme a noi, dove noi eravamo i primi alleati delle Americhe e degli altri alleati, in cui l'Italia che ha partecipato a questa liberazione dell'Iraq. Dopo la liberazione dell'Iraq abbiamo potuto immediatamente, anche prima di trovare Saddam Hussein, diciamo, immediatamente nel 91-92, quando purtroppo il Kurdistan nell'88 è stato bombardato con le armi chimiche, abbiamo avuto 5.000 morti in 3 secondi alla città di Halabja, dove era un vero e proprio genocidio del popolo curdo. Dopodiché è creato la no-fly zone e poi gli alleati hanno deciso di poter cambiare questo regime sanguinario di Saddam Hussein. Al 92 il Kurdistan abbiamo potuto governare il nostro territorio, liberarlo, diciamo, di tutti quelli che erano seguaci di Saddam Hussein e i basisti, e abbiamo creato un governo regionale del Kurdistan, dove abbiamo votato per un governo, abbiamo creato anche un parlamento, e il popolo curdo da quel momento gode di una certa libertà. Tra l'altro è molto importante perché poi abbiamo cominciato a ricostruire il paese. Nel 2003, la caduta di Saddam Hussein, ancora di più abbiamo cercato di poter anche partecipare alla creazione di un governo nuovo in Iraq, dove i curdi erano l'asse principale in questa creazione del governo dell'Iraq, dove il presidente Talabani è stato nominato come presidente dell'Iraq, invece il presidente Massoud Barzani è il presidente della regione del Kurdistan. Dottoressa Kader, da quanto esercita il suo ruolo di alto rappresentante del KRG in Italia? E in che cosa consiste l'attività? Bene, l'ufficio del Kurdistan, del governo regionale del Kurdistan, la rappresentanza qui a Roma, cioè io ero rappresentante già dal 2003-2004, ma senza ufficio, giustamente rappresentavo il mio paese, ma quando la nomina è stata ufficializzata dal governo regionale del Kurdistan, abbiamo potuto, come tutti gli ambasciatori, in questo caso noi abbiamo presentato i nostri documenti al governo italiano, alla Farnesina, di là all'area del Medio Oriente. E giustamente questo ufficio è stato inaugurato da parte del presidente Barzani, ma anche insieme al governo italiano, all'ambasciata dell'Iraq, anche l'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede, e gli ambasciatori dell'Italia presso l'Iraq, quindi tutti i componenti anche dei partiti diversi italiani in cui è stato inaugurato questo ufficio. Come reputa i rapporti tra lo Stato italiano e il suo governo, e se è possibile, come migliorare questi rapporti?
Beh, io credo che con il governo italiano, ma specialmente con il popolo italiano, il popolo curdo ha un rapporto molto eccellente, ma questo non è da oggi, risale molto precedente di questo ufficio, ma perché l'Italia è stato sempre un paese molto favorevole alla causa curda, è molto vicino al popolo curdo e l'Italia è stato uno di quei paesi dove credo che non ha mai danneggiato il popolo curdo e nemmeno il territorio del Kurdistan, bensì ha cominciato a partecipare anche alla ricostruzione del paese con noi, a rimettere in piedi quel paese dove noi l'abbiamo purtroppo ripreso sotto le mani di Saddam Hussein, che era quasi rasato al suolo. Su 5.000 villaggi, 4.500-600 villaggi erano rasati al suolo e abbiamo ricominciato di riprendere, ripristinare tutto quello che mancava del paese, di rimettere in piedi, ma grazie a un paese come l'Italia che con il suo know-how, con la sua intelligenza, con il suo amore anche per noi come popolo curdo, ha potuto aiutarci come tanti anche altri paesi, la Francia, la Germania, specialmente gli Stati Uniti. Le polemiche in questo momento sembrano ruotare principalmente intorno a due importanti questioni. L'applicazione dell'articolo 140 della Costituzione in merito alla giurisdizione su alcune aree del vostro territorio, aree contese come le province di Kirkuk, di Saladin, di Ninive e di Dialala, e la divisione degli utili del petrolio. Questo credo sia importante e chiaro sottolinearlo. Sappiamo che queste aree, le aree contese nell'articolo 140, hanno subito in questi anni una certa arabizzazione durante il governo di Saddam Hussein. Noi vorremmo sapere, a proposito, in che condizioni si trovano e soprattutto quali passi in questi anni sono stati fatti per applicare questo articolo e quali sono le vostre richieste ad oggi, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, ambasciatrice. Come che ho detto prima, noi abbiamo partecipato alla creazione di un governo nuovo in Iraq. Giustamente un governo nuovo significa una costituzione nuova anche per l'Iraq. Nella costituzione nuova dell'Iraq, dove hanno votato più di 85% della popolazione, giustamente l'articolo 140 dice di poter rimettere in piedi tutte quelle aree contese tra il Kurdistan e anche l'Iraq, diciamo il resto dell'Iraq. Ma la costruzione dell'Iraq, purtroppo devo dire con tanto rammarico, in tutti questi anni ha preso solo polvere, perché il governo di Maliki in Iraq, che poi ha governato abbastanza a lungo, non ha mai voluto metterlo in vigore, non ha mai voluto mettere in vigore nel senso di poter dialogare con noi. Come si poteva fare? Abbiamo chiesto il referendum, non l'ha voluto fare, abbiamo chiesto che qui l'area contesa tra noi e loro, loro non badavano quest'area, nello stesso momento non ci lasciavano noi a badare quest'area. Giustamente queste aree hanno un'identità curda, ma purtroppo viene contestato tra noi e Baghdad. Noi per essere molto più legali, giustamente nella costruzione dell'Iraq il 140 c'era, ma come lì ho detto non è mai stato messo in vigore. Altrettanto nel momento che anche sono stati della divergenza tra noi e Baghdad, purtroppo ha portato al Maliki, ha portato la sua contingente contro di noi proprio nell'area contesa tra noi e loro. Se non fossi perché gli alleati o l'America specialmente che si sono intervenuti, credo che poteva creare delle cose, le conseguenze molto più brutte. Giustamente queste aree, lei ha detto che sono arabizzati. Certo, Saddam Hussein era tutto il suo metodo ideologia sua è quella. La zona curda non doveva più esistere, come che abbiamo detto ha fatto il genocidio del popolo curdo. E allo stesso momento anche il territorio del Kurdistan ha portato una specie di immigrazione dove lui dava la casa dei curdi, tutti i beni dei curdi
alla popolazione che lui li portava dal sud dell'Iraq a poterli stabilizzare nella zona, specialmente di Kirkuk. In Kirkuk i curdi non avevano il diritto di acquistare la casa, non avevano neanche il diritto di vendere la casa. Quindi la vendita della casa significa che tu eri padrone. Nello stesso momento lui non ti lasciava né vendere né comprare. Cosa faceva? Prendeva la tua casa, fuori tu e entra un arabo dentro. Tutto questo, dopo la rivoluzione, dopo anche quello che abbiamo detto che al 92, noi abbiamo cercato di sistemare la situazione, ma pacificamente. Abbiamo chiesto un referendum, la legge 140, mai stata messa in vigore. Anche attualmente, come tutti vedete, lui non ha mai, loro, l'Iraq, non ha mai difeso l'area contestata tra noi e loro sotto le mani neanche dell'ISIS. Invece i nostri peshmerga l'hanno difeso. Questo mi porta a chiederle da quando il vostro protagonismo internazionale è iniziato a crescere in maniera esponenziale. Voi e il governo centrale vi siete trovati spesso su piani contrapposti. In tal senso i rapporti con il governo turco e il coinvolgimento nella questione siriana hanno sicuramente portato ad un cambiamento del governo regionale curdo negli equilibri dell'area. Quanto questo ha inciso sui vostri rapporti con il governo centrale? Bene. Noi i rapporti nostri con i nostri vicini di casa, diciamo, che siano la Turchia o l'Iran o la Siria, abbiamo sempre cercato di mantenere buonissimi rapporti, ma di non intromettersi nei affari di loro all'interno, come che noi non permettiamo a nessuno di mettere la mano nei affari nostri all'interno del Kurdistan, dell'Iraq. Abbiamo cercato sempre, spesso, di poter mantenere i rapporti anche molto importanti con Baghdad, perché, come ho detto, facciamo parte di quell'Iraq federale, facciamo parte del governo Iraq centrale. Purtroppo tutto questo non veniva considerato da parte del governo centrale, ultimamente l'ultimo governo dell'Iraq, il Maliki intendo, bensì veniva spinto. Il Kurdistan ha buonissimi rapporti con l'Iran e la Turchia, altrettanto i rapporti con l'Iran e la Turchia, perché sono due paesi vicini e i rapporti sono importanti con i vicini nostri, e anche rapporti economici abbiamo molto importanti con la Turchia, in cui la Turchia è stato uno dei primi protagonisti in Kurdistan dall'Iraq per la ricostruzione del paese, perché ci ha aiutato, perché è l'unico sbocco che anche noi abbiamo verso l'estero, verso anche tutti i paesi europei. Con l'Iran altrettanto abbiamo buonissimi rapporti anche economici, ma come ho detto prima, noi non vogliamo mai interferire negli affari interni di nessun paese, come che nessun paese non si deve mettere negli affari nostri. Da questo punto di vista esistono gruppi politici curdi sia in Iran sia in Siria e Turchia, formazioni politiche con scelte e percorsi differenti rispetto ai vostri, questo sia nel passato sia nell'attuale contesto storico. Quali sono i vostri rapporti con loro? Esiste la possibilità che in futuro ci siano percorsi politici comuni? Certamente i nostri fratelli si trovano in Kurdistan dall'Iran, Siria, Turchia. Logicamente noi cerchiamo di essere un esempio per loro, cerchiamo anche di essere un ponte per loro, in cui se i governi centrali di loro, nel caso diciamo della PKK insieme alla Turchia, abbiamo cercato, il presidente Barzani specialmente ha cercato di essere un ponte di dialogo pacifico tra il governo di Erdogan, tra il governo centrale, ma tra anche il partito della PKK. Noi siamo al parere che ognuno di noi in casa sua deve risolvere i suoi problemi senza l'interferenza degli altri. L'unica cosa che possiamo fare è di poter chiedergli di dialogare insieme ai governi centrali e di potergli dare una mano in questa conseguenza. Certamente a nessun paese del mondo noi non possiamo accettare che un curdo viene ucciso, che un curdo viene massacrato, come che oggi
per me e per noi tutti quanti cubani come Erbil, come Mahmur e come le altre parti del Kurdistan, come Shangal, non può essere la diversità, perché loro sono fratelli, è casa mia, è il mio territorio. Oggi se viene invaso sono io che devo difenderlo, io come curdo, ma non diviso, diviso con, dagli altri, ma non siamo noi divisi fra di noi. Ci abbiamo tanti partiti, questo significa la nostra importanza che diamo alla libertà di scelta di poter scegliere un partito o un altro di lavorare. Può essere che noi non possiamo essere d'accordo su certi argomenti di un partito, ma quello succede anche in tutti i paesi democratici del mondo. Noi cerchiamo di essere più possibile democratici, ecco perché abbiamo tanti partiti, sia dentro il Kurdistan dell'Iraq, diciamo, che anche nel resto del Kurdistan grande. Parliamo di economia. L'economia Kurdistan iracheno è in continua crescita, lo dicono i dati macroeconomici. Quali sono i vostri assi nella manica e quali sono i vostri partner commerciali più importanti e soprattutto su cosa il Kurdistan deve puntare? Bene, si dice che il Kurdistan è un paese. Prima di tutto io la mia ricchezza non ritengo solo ricchezza economica, la mia ricchezza è il Kurdistan, è un mosaico di un popolo curdo dove specchia tutte le religioni del mondo e sono nati quasi tutte le religioni del mondo lì. Questa è la prima ricchezza, la convivenza civile, la convivenza, la fratellanza, condividere una terra tutti quanti insieme in pace, di poter dare la vita uno all'altro. Il cristiano al musulmano, il musulmano agli yazidi e il cristiano agli yazidi, è la stessa cosa. Questa è la prima ricchezza del popolo curdo. La seconda ricchezza economica, giustamente si dice il Kurdistan che galleggia come una nave galleggia sul petrolio. Va bene, però noi cerchiamo di usare anche il nostro petrolio per poter ricostruire il paese, per poter rimettere in piedi anche il resto delle altre nostre economie, in cui anche la terra è molto fertile di agricoltura. Cerchiamo di essere anche tra i primi, diciamo, i paesi che in questo momento nel Medio Oriente, l'acciaieria e la fabbrica di ferro più grande nel Medio Oriente si trova in Sulaimania. Il paese è molto ricco anche che abbiamo la fabbrica del cemento più importante del Medio Oriente si trova in Sulaimania. Quindi cerchiamo di essere all'avanguardia di tutto. Abbiamo cercato, come dico, di ricostruire il paese con il nostro petrolio. Oggi abbiamo tanti di quelli giganti nel mondo che si trovano in Kurdistan, in cui l'ExxonMobil, giustamente tutti sapete che l'ExxonMobil ha per 50 anni più di 25 billion dollari nel mondo, però solo nel Kurdistan, oltre quello che ha 22 billion dollari per 50 anni, quindi probabilmente è una terra giustamente molto ricca. Io spero che questa ricchezza si usi sempre tra noi tutti quanti, fratelli curdi, per poter ricostruire il paese, rivivere in pace, ripristinare quello che ci hanno tolto, rimettere in piedi il paese. Le prospettive future. Talabani è stato fondamentale nell'opera di mediazione, il bilanciamento delle forze in campo e anche come figura carismatica. Nella storia dell'Iraq e nella storia del Kurdistan iracheno soprattutto, oggi è stato eletto presidente Fuad Masum e primo ministro Haydar al-Abadi. Cosa pensa di queste due figure e come vede il futuro dell'Iraq? Allora, per quanto riguarda il presidente Talabani, come dice anche lui, giustamente come lo dice anche la storia, lui studente della scuola di Barzani padre, di Barzani grande, è un curdo, è una figura molto carismatica, molto importante, ha guidato molto bene l'Iraq, ha cercato di mantenere l'equilibrio dell'Iraq, ecco perché purtroppo dopo di lui abbiamo visto questo calo dell'equilibrio
e questo calo di poter solo comandare un lato, è quello di Maliki, era per il voto che ha lasciato il presidente Talabani. Giustamente sia presidente Talabani che presidente Barzani sono le due figure molto importanti e carismatiche di questo secolo per il popolo curdo. Per il popolo curdo intendo anche per attualmente, per mantenere il bilancio dell'Iraq. Giustamente io spero che anche il governo attuale di al-Ibadi possa essere un governo equilibrato e che abbiano veramente preso l'esempio di quei sbagli che è stata fatta di Maliki, che loro non devono ripeterlo. E io, giustamente, Fuad Masum è un gran politico, è un uomo molto importante anche per noi. Io gli auguro un grandissimo lavoro per lui, le auguro tutto il bene. Certamente non posso mai dire che nessuno possa un giorno prendere il posto né di Talabani né di Barzani, perché sono le due figure molto importanti, ma Fuad Masum sta facendo un grandissimo lavoro. Altrettanto lui era uno dei colleghi importanti nel partito del presidente Talabani, mentre che anche lui viene dalla scuola del presidente Barzani padre. Certamente abbiamo fiducia e cerchiamo di essere fiduciosi di governo Ebadi. Come ho detto, spero che loro non ripetano gli sbagli che ha fatto Maliki. Dottoressa Kader, il Kurdistan iracheno sembra che abbia assunto un ruolo fondamentale nella gestione, nella crisi e nella gestione della crisi generata dai terroristi dello Stato Islamico. Che peso e che responsabilità è chiamata ad assumersi la regione autonoma del Kurdistan? Quanto può influire su una possibile risoluzione finale di questo conflitto? Beh, purtroppo questo conflitto, ancora prima che nasca, era abbastanza lontano da casa nostra, ma era sul territorio dell'Iraq, dove il presidente Barzani, l'ultimo suo viaggio, dove era organizzato dal nostro ufficio, che si è recato in Italia, si sono incontrati con il Santo Padre in un'udienza ufficiale privata e con il governo italiano, in cui il ministro degli esteri, in cui il presidente anche del Senato. Lui ha sempre ribadito che c'è qualcosa di molto grave in Iraq, che dobbiamo tutti quanti cercare di intervenire prima che la cosa veramente viene più grave e che viene a coprire tutto il resto dell'Iraq. Certamente prima anche di recarsi qui, il nostro intelligence e anche il governo regionale del Kurdistan, come il suo dovere, ha cercato di avvertire i paesi alleati come l'America, l'Inghilterra, l'Italia, la Francia, la Germania, specialmente a dare un caso di allerta al governo di Maliki, ma non siamo stati ascoltati più di tanto. Cosa che la conseguenza, purtroppo, abbiamo visto che ISIS è arrivato a Mosul. A Mosul purtroppo hanno trovato una terra molto fertile. L'esercito dell'Iraq aveva lasciato tutto quello che era in possesso di armi sofisticate, nuove, di nuova generazione, sotto le mani di loro, con delle, diciamo, anche la banca piena di soldi. Nel qui che il governo centrale dell'Iraq era già da 8 mesi, aveva messo una specie di embargo economico sul Kurdistan, dove non dava più stipendio, e il 17% che era il budget annuale per il governo regionale del Kurdistan non ci dava da 8 mesi, bensì la banca di Mosul erano pieni di soldi, bensì la città di Mosul era piena di carri armati più sofisticati, delle armi più importanti, nuova generazione, dove al-Maliki l'aveva acquistato all'estero. Purtroppo tutto questo le vedevamo, ma eravamo, non dico incapaci di non fare niente, ma non avevamo quel potere di fare qualcosa di importante. L'unica cosa che potevamo fare in quei momenti è poter difendere il nostro territorio e rimanere lì fermi a difendere il territorio del Kurdistan.
dove era la nostra competenza. Non è passato tanto tempo dopo l'invasione di Mosul, dove loro hanno attaccato il Kurdistan dall'Iraq, dove hanno attaccato la casa nostra. Grazie, devo dire, all'Iran, grazie agli americani, dove hanno potuto intervenire immediatamente quando noi abbiamo cercato di resistere, ma abbiamo visto che purtroppo i nostri Peshmerga, anche se fanno parte dell'esercito dell'Iraq, non hanno mai preso lo stipendio del governo centrale dell'Iraq, perché non gli veniva consentito. Non sono mai stati armati dal Ministero della Difesa, anche come la difesa, diciamo, della frontiera dell'Iraq in quanto Peshmerga. Purtroppo le armi che avevamo erano tutti quei residui di anni precedenti, di 25 anni, 30 anni fa di Saddam Hussein, quindi lei può capire, con quelle armi non potevamo resistere davanti alle armi più sofisticate, dove loro ce l'avevano già messa sul punto a Mosul, e i loro carri armati si sono girati verso di noi. Come ho detto, la prima sera che ci hanno attaccati, se non fossi per gli americani e anche i paesi vicini, Iran intendo, noi non potevamo resistere. Perché la resistenza nostra, certo, i Peshmerga sono forti, sono i leoni, però purtroppo eravamo senza armi, con le mani legate, come si dice. L'amore della patria, il patriottismo, è nel sangue di tutti quanti noi, specialmente dei nostri Peshmerga. Anche chi non era veramente Peshmerga arruolato, si è arruolato immediatamente in quei giorni. Donna, vecchi, bambini, tutti quanti si sono arruolati. Però con le mani vuote, che cosa fai? Poco, niente, finché non è arrivato, diciamo, gli alleati che hanno potuto aiutarci. In che modo il Kurdistan iracheno sta gestendo l'emergenza dei tanti profughi e quanto supporto sta arrivando dalla comunità internazionale per cercare di aiutarvi a gestire questa emergenza? Bene, il Kurdistan dall'Iraq, ieri eravamo noi rifugiati nei paesi limitrofi nostri, in cui la Siria, la Turchia e l'Iran, per la rappresaglia di Saddam Hussein. Oggi i miei fratelli. Il caso umanitario assolutamente mi obbliga, il mio morale mi obbliga di aprire la mia frontiera davanti a chi che ha bisogno di entrare a casa mia e di chi sono perseguitati di una guerra, perché ieri l'ho trovata sulla mia pelle, oggi la trovo sulla pelle degli altri. Come si dice, chi li capisce meglio sono io. Presidente Barzani ha voluto aprire le sue frontiere, assolutamente quelli con la Siria, anche se l'Iraq non voleva il governo centrale, ma noi non potevamo rimanere con la mano in mano davanti alle urla dei vecchi, bambini e donne che scappavano dalla Siria, senza guardare il loro colore, senza guardare la loro etnia, che siano curdi, arabi, non importa, che siano cristiani o musulmani, non importa, essere umano ha bisogno di me, e quindi abbiamo aperto la porta. E in qui abbiamo avuto più di 270.000 profughi siriani. Precedentemente di questo, voi sapete che la situazione dei cristiani in Iraq qual era? Quindi 8.000 famiglie cristiane del resto dell'Iraq sono stati sfollati, ma si trovano oggi nella loro seconda casa o nella loro prima casa, io direi la casa vera di loro, che è il Kurdistan. Quindi 8.000 famiglie, quando parliamo di famiglie non parliamo di componenti di due persone, normalmente la famiglia nel Medio Oriente, voi lo sapete, i componenti sono molto più ampi, sono 4, 5, se non fossi 6, 7. Quindi i cristiani prima, 8.000 famiglie cristiane, poi 270.000 siriani, come ho detto prima, di tutti i colori, di tutti i tipi di loro. E poi man mano, purtroppo, con la rappresaglia dell'ISIS, tutto il resto della parte, diciamo, di Sana'a,
dove nella zona principalmente cristiana e la zona tra l'altro contestata tra noi e Baghdad, certamente i cristiani si sentono e lo sono curdi. Il primo giorno quello che è successo, assolutamente la strada per loro era aperta, perché non c'era mai stato quello, diciamo, di chiudere. Giustamente si fanno i controlli, ma i cristiani assolutamente della zona di Nineveh, all'incontrare, diciamo, dei siriani che abbiamo cercato di fare il campo verso la confine per tutti i siriani insieme alle Nazioni Unite e tutti quanti, e per i siriani per poterli alloggiare là, ma per i cristiani sapevamo il pericolo per loro, e allora li abbiamo immediatamente spostati dalla confine, come li abbiamo presi immediatamente al cuore, nel centro della città di Arbil, nella zona, diciamo, molto più protetta, giustamente per loro, ma anche noi sentivamo molto più tranquilli, se loro si sentivano più tranquilli nel centro della città. Quindi, e poi purtroppo non è finita lì, perché dentro casa nostra siamo diventati di nuovo senza casa, perché a Shangal quello che è successo è un genocidio, è un massacro. Oggi noi abbiamo più di 2000 donne nostre sotto le mani dell'ISIS. In una guerra tu mi puoi uccidere, in una guerra tu mi puoi anche buttare giù le bombe, a distruggere la mia casa, ma portare via il mio pudore, la mia donna, no, quella è inaccettabile, contro l'umanità, sgozzare i bambini davanti ai genitori, contro l'umanità. E quindi noi purtroppo in questo momento abbiamo dentro la nostra popolazione, se fino a ieri eravamo 5 milioni e mezzo, noi oggi siamo quasi 7 milioni, senza nessun aiuto da parte del governo centrale dell'Iraq. Spero, come ho detto, il governo centrale dell'Iraq possa, il primo ministro, cominciare a sbloccare tutto quello che aspetta al governo regionale dell'Iraq. Nessuno non ci fa il favore, quello che ci aspetta, se anche ci aspetta molto di più, ci danno molto di meno, ma quel meno anche non ce l'hanno dato da 8-9 mesi a questa parte. E la comunità europea hanno cercato di poter aiutare insieme a noi quando abbiamo chiesto l'aiuto, perché giustamente in un paese come l'Italia grande, se arrivano 200 persone già facciamo allarme, che è giusto che sia così. Figuriamoci in un fazzolettino di terra come il Kurdistan dell'Iraq, con tutto quello che ci circonda, arrivano quasi 1,5 milioni, 2 milioni di profughi senza tetto, senza casa. Che cosa succede? Se non fossi per l'aiuto che ci hanno dato i paesi europei, che giustamente, come ho detto, è una cosa umanitaria, l'Italia era uno di quei paesi dove ci ha aiutato moltissimo, la Germania, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e tanti altri paesi. Il Kurdistan iracheno come baluardo contro l'avanzata dei terroristi dell'ISIL. Come riescono i Peshmerga a opporre quella resistenza che ci sembra di capire che non stia riuscendo all'esercito di Baghdad? Allora, i Peshmerga, e già la parola Peshmerga è una parola molto santa per noi. Chi si va avanti a morire per l'altro? Già la parola parla per sé. Il senso del patriottismo, il senso dell'amore per la patria e la terra del Kurdistan è talmente forte che nessuno di noi non ha badato né alla sua età, né a quello che si trovava in tasca. Come l'ho detto prima, nessuno di loro non aveva percepito neanche un dollaro, un dinaro del governo dell'Iraq, e il governo regionale del Kurdistan, mi dica lei come poteva, anche che ci bloccavano di non vendere il petrolio, di non fare niente, come potevamo mantenere il paese? Però i nostri Peshmerga, come al solito, quando dal momento che la terra ci chiama, sono presenti tutti quanti, vecchi, bambini. E oggi devo dire
con la testa alta anche la donna, dove da un braccio tengono il figlio e dall'altro braccio tengono il fucile per difendere il Kurdistan. E quindi i Peshmerga resistono per l'amore della patria. Si parla di molte, molte donne arruolate nei Peshmerga. Si dice sia una strategia studiata dall'intelligence inglese, americana, questo per scoraggiare i terroristi dell'ISIS, timorosi di essere uccisi da una donna, ma lei che ne pensa? Io dico che non è da oggi che i Peshmerga donne esistano, che la donna nostra sono Peshmerga. La donna nostra sono sempre stati Peshmerga, eravamo sempre uno accanto all'altro. E se lei guarda indietro il Kurdistan grande, nei secoli fa la donna guidavano il paese. Secoli fa guidare il paese significa che effettivamente doveva essere un grande donna, un'importante donna, altrimenti non poteva guidare il Kurdistan. Quindi il Peshmerga non è di oggi, la donna non sono oggi diventati Peshmerga. Abbiamo sempre avuto una resistenza dalla parte della donna. La donna dove eravamo anche in prigione, la donna dove abbiamo fatto le rivoluzioni dentro la città, manifestazioni dentro la città, la donna dove abbiamo sempre siamo stati accanto al fratello, al papà e ai cugini, ai mariti nella resistenza del Kurdistan. Ma oggi molto di più, perché oggi il fuoco non è su un angolo solo del Kurdistan, ha preso tutto il Kurdistan grande. Quindi la donna curda oggi, se lei guarda in questo momento la resistenza curda e sono 50.000, invece 20.000 di questi sono donne. Kobane in questo momento la guida una donna, che io sono ben fiera di questo. Siamo tutti fieri di questo, perché se una donna guida Kobane, che da settimana e settimana resiste con quel pochi mezzi, siamo circondati da dietro che ci chiudano la porta e davanti che l'avanzata dell'ISIS. E con quale coraggio la nostra donna. Tagliano la testa della nostra donna, ma continuano a arruolarsi molto di più. Io vorrei non essere qua in questo momento e sarei molto lieta di essere in mezzo a loro. Solo che purtroppo la diplomazia nostra anche ha bisogno che la voce di loro venga fuori. Quindi facciamo il tramite, ognuno di noi fa la sua parte. Certamente il loro posto è sacrosanto, nessuno non può prendere quel posto tranne loro. Dottoressa Kader, ci fermiamo per una breve pausa e poi continueremo questa lunga e bellissima intervista.
Ben ritrovati, seconda parte di In Primo Piano. Come potrete vedere, siamo in esterna, ospiti dell'ambasciata del governo regionale del Kurdistan iracheno a Roma, ospiti dell'ambasciatrice dottoressa Rezan Kader. Eccellenza, abbiamo parlato di tante cose. Parliamo della stringente attualità. Qual è la situazione attuale a Kobane? La situazione attuale a Kobane, devo dire con rammarico, abbiamo avuto un gravissimo attacco in Kobane. Purtroppo probabilmente l'agenda dell'ISIS è quello di uccidere o iniettare il popolo curdo, cosa che è un sogno molto lontano, perché noi abbiamo passato tante cose molto più feroci anche di questo, in cui, voi tutti lo sapete, resistenza davanti a Saddam Hussein non era una cosa facile sotto le armi chimiche. Abbiamo resistito intanto e abbiamo dimostrato oggi di poter resistere anche davanti al stato più feroce del mondo, che è lo Stato Islamico attuale, ISIS. Però non dico che è ben diverso, è un po' più diverso, perché oggi il mondo intero le vede la nostra lotta, il mondo intero vede come le nostre donne, i vecchi, i bambini, gli uomini hanno abbracciato le armi per difendere il paese. Noi non abbiamo invaso casa di nessuno, noi invadiamo a casa di nessuno, ma purtroppo l'invasione la troviamo ogni giorno in un pezzo del Kurdistan. Ieri era Mahmur, Arbil, oggi come vedete altrettanto anche Kobane. Da settimane Kobane è sotto le armi feroci dell'ISIS, però resistiamo. Da 2-3 giorni per fortuna abbiamo cercato di liberare un po' della zona di Kobane. Come ho detto prima, la guida di tutto questo è una donna. È importante per noi questo, che sia una donna a guidare la liberazione di Kobane o la difesa di Kobane. Davanti agli uomini dell'ISIS, davanti alle armi dell'ISIS, che tutti lo sappiamo, non sono armi normali. E da dietro, purtroppo, con rammarico devo dire, gli amici, Turchia non ci sta aiutando un granché. Cerchiamo di resistere, ma da 2-3 giorni siamo molto più ottimisti, anche se sappiamo la nostra forza che non sarà mai e poi mai finita per difendere il paese. Finché esiste una goccia del popolo curdo, un pezzo del Kurdistan si libererà sempre. Il presidente del Kurdistan, Massoud Barzani, ha affermato in modo esplicito che è ora che questo momento per il popolo curdo è il momento di determinare il proprio futuro. Si è parlato di un referendum per l'indipendenza curda. È qualcosa che è verosimile. Va bene, come abbiamo detto prima, il presidente Barzani giustamente è il presidente di un popolo, è il presidente scelto da noi, è la sua carisma. Ma non è lui che soltanto vuole, la popolazione vuole questo referendum da lui. Certamente i capi ascoltano la loro popolazione. La popolazione curda ha voluto questo referendum, perché siamo stanchi di poter essere comandati dall'Iraq, dove l'Iraq è diventato il padrone di noi dentro casa nostra, ma non ci dà né i nostri diritti né quello che è i suoi doveri in confronti di noi lo fa. La popolazione giustamente non può accettare, fin quando possiamo accettare che Baghdad possa fare questo con noi? Quindi lì per lì abbiamo deciso assolutamente, la popolazione ha chiesto al presidente un referendum. E
come che succede in tutti i paesi democratici del mondo, civili del mondo, noi andiamo con i gradi di quello che la Costituzione mondiale ce lo consente, è quello di referendum. Se nel referendum del Kurdistan il popolo curdo ha deciso di maggioranza di poter essere distaccato dal resto dell'Iraq, sta ai nostri capi di stare alla volontà del loro popolo. Questa è la democrazia. Ma oggigiorno purtroppo abbiamo un altro tiranneo davanti alla porta di casa, e quello dell'ISIS. Stiamo cercando di pensare esclusivamente di poter liberare dove sono stati occupati da loro, di poter resistere davanti a questo tiranneo che oggi è arrivato in Kurdistan, di poter combattere per poter avere i nostri diritti in qualsiasi angolo del Kurdistan. Certamente tutto il popolo curdo ha il diritto di avere il suo Stato. Noi, come tutti i popoli del mondo, abbiamo la nostra terra, dove è occupata, divisa per i pezzi. Certamente vogliamo riavere il nostro territorio, ma questo mai con la guerra, sempre con il dialogo. Come che noi abbiamo fatto con il dialogo con il governo centrale dell'Iraq, di poter avere un Iraq federale in cui il Kurdistan, una di queste federazioni, altrettanto di poter spingere i nostri fratelli sia in Turchia che in Siria che in Iran, di poter dialogare con i loro governi centrali, di poter avere una certa libertà anche loro. Ognuno di noi ha bisogno della sua libertà. Dottoressa Kader, lo scorso mese di agosto lei è tornata in Kurdistan ed ha ricevuto il vice ministro Pistelli, il cardinal Filoni e il primo ministro Matteo Renzi. Essendo lei la rappresentante del KRG in Italia e presso la Santa Sede, come giudica l'impegno italiano nei confronti di tale crisi e nello specifico il ruolo della Santa Sede? Cominciamo da quando sono andata giù e per quale motivo. Il motivo era, come avevo detto, la prima è cominciata questa rappresaglia contro i nostri fratelli cristiani nella zona di Nineveh. Cosa che ci siamo fatti? La prima cosa, una fiaccolata qui al Senato insieme al Presidente della Commissione Esteri, per Ferdinando Casini, che de qua la ringrazio tantissimo per il suo ruolo importante che ha avuto, insieme a tutti i senatori, dove abbiamo fatto una fiaccolata e anche una messa dentro il Senato per i nostri fratelli cristiani, per solidarietà con loro. Dopodiché la Farnesina, certamente io ho cercato di parlare anche con loro. Il sottosegretario Pistelli è molto, molto, diciamo, gli sta al cuore la situazione del Kurdistan, è molto sensibile. Hanno chiesto a me un parere, che cosa possiamo fare. Il mio parere era quello che i miei fratelli cristiani hanno bisogno di una carezza, cosa che avevo chiesto anche alla Santa Sede. Ho detto, hanno bisogno di una carezza da parte del principale paese, dove è la culla, diciamo, del cristianesimo, dove abbiamo il Vaticano come centro dell'Italia e a Roma. Quindi assolutamente ho cercato di chiedergli questa. Devo dire al sottosegretario Pistelli, immediatamente ha detto di sì, e siamo partiti, siamo andati in Kurdistan, cosa che lui è stato prima in Cisgiordania, io l'ho ricevuto in Kurdistan, lo aspettavo lì. E purtroppo però la sera immediatamente che noi siamo arrivati ci siamo trovati con l'attacco dell'ISIS. Al pomeriggio la chiesa cristiana era bello pulito, non c'era nessuno. Il giorno dopo che ci siamo recati con tutti quelli sfollati che sono arrivati dalla zona di Sahnino, ancora di più, non si poteva più camminare dentro la chiesa, dentro la zona centrale di Erbil, perché era piena di cristiani sfollati. Il presidente, il sottosegretario, abbiamo cercato di mandarlo indietro dopo che lui ha visitato i cristiani, ha visitato anche l'autorità curda, ma purtroppo tutta l'autorità si sono messi nella fronte perché era veramente grave quella situazione di quei giorni. Ma io sono rimasta in Kurdistan. Sono rimasta perché non potevo lasciare il mio territorio così.
anche se mi hanno detto di ritornare indietro con loro, ho rifiutato, sono rimasta. E di là ho cercato di comunicare con la Santa Sede. Devo dire grazie al Santo Padre, se tutto il mondo intero oggi ha risposto all'appello del popolo curdo, hanno voluto sentire la nostra voce, la voce dei veri cristiani che hanno difeso il crocifisso di Gesù lì sulla terra vera dei cristiani, perché loro sono prima di noi lì, prima dei musulmani. I cristiani ebrei erano prima i padroni di questa casa e lo sono anche oggi, devono esserlo. Lì è la casa di loro, non la devono abbandonare. Come ha detto il presidente Barzani, o viviamo tutti insieme o moriremo tutti insieme. Questo era il messaggio del presidente Barzani per il Santo Padre. Quando il Santo Padre gli ha mandato una lettera con Monsignor Filone, dove in questa lettera il Santo Padre ringraziava e voleva chiederlo la resistenza di poter difendere i diritti umani, ringraziamento per i Peshmerga, per quell'operato che stiamo facendo lì sul territorio. Ma noi abbiamo detto, noi non stiamo facendo niente di speciale, è la nostra cultura e la convivenza insieme, la nostra cultura di poter vedere una chiesa accanto a una moschea, accanto a un tempio degli ebrei, accanto anche a un tempio degli yazidi. Se lei guarda Kurdistan, come ho detto prima, è un mosaico. Ringraziando sempre il Santo Padre perché è stato il primo assoluto di essere accanto a noi, di ascoltare noi e di dire a spingere tutti i paesi del mondo, perché voi sapete che la Santa Sede non si è mai schierito accanto a nessuna guerra, ma questa non è una guerra, questa era difendere l'umanità, la difesa umanitaria. Quindi il Santo Padre, ecco perché ha cercato di mandare Monsignor Filone, mentre che io ero in Kurdistan, la segreteria di Stato si è messa in contatto con me, che il Santo Padre sta pensando di poter fare o lui un viaggio o assolutamente di mandare un suo inviato speciale, che era il carissimo, gentilissimo Monsignor Filone, dove che l'abbiamo ricevuto, lui si è recato direttamente in Kurdistan, all'incontrario di tutti quanti, altrettanto Pistelli, devo dire, che magari vanno a Baghdad, poi in Kurdistan, ma lì la mia popolazione, i miei fratelli cristiani avevano bisogno di questa presenza. Monsignor Filone ha fatto modo di essere lui l'inviato speciale per il Santo Padre in tutti i sensi. Non era lì solo per dare una carezza ai cristiani, perché mentre Monsignor Filone era là, purtroppo è successo quello che è successo ai nostri fratelli yazidi, dove Monsignor Filone ha voluto assolutamente, con la guida del Santo Padre, di andare a visitare tutti gli angoli del Kurdistan. Siamo arrivati perfino al confine della Siria e la Turchia, l'Iraq, dove da quel confine portavano, facevano girare e gli yazidi la potevamo riportare a casa perché erano isolati su quel monte da una settimana, 10 giorni, senza né viveri né acqua né niente. Quindi Monsignor Filone ha portato la solidarietà dal Santo Padre anche a loro, ha voluto essere la portavoce anche degli yazidi, dei fratelli yazidi qui all'estero, insieme a noi, era una grandissima cosa. Monsignor Filone torna indietro, era per noi una presenza molto ma molto importante, specialmente per i cristiani, specialmente anche per i nostri capi, in cui il presidente Barzani, per lui era molto importante che la Santa Sede sia presente con noi come che lo era sempre, come che lo è stato sempre. Come dicevo prima, il Presidente Barzani è stato ricevuto in Santa Sede con tutti gli onori di un presidente capo di un paese sovrano, insieme a Ratzinger prima e adesso insieme al Papa attuale, dove il Papa attuale è effettivamente un Papa per tutti i popoli del mondo, per tutte le religioni del mondo. Dopo di lui, arrivato diciamo dalla presidenza del Consiglio, che il presidente Renzi ha voluto recarsi in Kurdistan. Prima ancora vorrei dire una cosa, prima di lui, prima di tutti quanti, la sera che è stato l'attacco sul territorio del Kurdistan, l'avanzata dell'ISIS, il ministro degli esteri Mogherini, anche
anche se precedentemente quasi 2 o 3 settimane prima si sono visti con il presidente Barzani in un viaggio ufficiale del presidente Barzani qui in Italia, in Farnesina, ma la Mogherini ha voluto assolutamente parlare con il presidente Barzani e darle la sua solidarietà, la solidarietà del popolo italiano, e anche come ministro degli esteri, anche come Commissione europea, ha voluto parlare con il presidente Barzani, ha organizzato quella telefonata anche fra di loro, con un fuso orario dove anche il ministro si trovava fuori dall'Italia in quel momento, di un grande larga ora di fuso orario, però ha insistito lei, altrettanto ha fatto molto piacere al presidente Barzani ricevere questa telefonata. E poi arriva il presidente Renzi, dove l'abbiamo ricevuto. Presidente Renzi, lì hanno cercato anche, mentre che la Commissione del Senato, il Parlamento dell'Italia, avevano in quel giorno, in quelle ore, mentre che Renzi si recava in Kurdistan, hanno approvato l'aiuto militare per il Kurdistan, per i Peshmerga curdi, per poter resistere davanti a questa, perché noi non stiamo difendendo il territorio del Kurdistan solo, noi siamo in prima linea, stiamo difendendo l'umanità. Oggi l'ISIS si trova a casa mia, ma se non la combattiamo lì, domani la troviamo qui. Se non la combattiamo lì, domani la troviamo anche nel cuore dell'Europa. Quindi noi, esattamente come un contingente di soldati, nella prima linea siamo noi oggi. Noi come Peshmerga del Kurdistan. Noi non vogliamo che nessuno sparge il sangue sul nostro territorio. Noi abbiamo i Peshmerga, noi abbiamo i nostri uomini, la nostra donna, la resistenza la possiamo fare. L'unica cosa che noi abbiamo bisogno è l'aiuto militare, i mezzi militari, perché veramente l'ISIS hanno delle fortissime, fortissime e la più avanguardia armi sofisticati di questo secolo. Resistere davanti a loro non è facile, però l'amore per la patria, come ho detto prima, è molto più forte di quello, e come tutto il mondo ha visto oggi, la parola di Peshmerga credo che sia la parola più usata in tutta la media, la parola Peshmerga sia la parola diventata molto più sacro e santo di qualsiasi altra cosa. Io ringrazio la Santa Sede, ringrazio l'aiuto dall'Italia, ringrazio il presidente Renzi che è arrivato in Kurdistan, dove lui di là ha detto 3 parole che per me erano molto importanti. Una di quelle ha detto: questa ci tocca tutti quanti noi a poter combattere, è un terrorismo mondiale, dove qui siamo nel cuore di questo fatto, dobbiamo combatterlo qui, e ci tocca a tutti quanti noi. Ha detto che questo è un genocidio di un popolo, perché lui è arrivato quando era già il fatto compiuto dei cristiani, ma anche dei yazidi. Ha detto che non sono arrivato come presidente solo del Consiglio dell'Italia, sono arrivato come attualmente che l'Italia copriva il ruolo dell'Europa, e con il consenso del governo di Obama, aveva già parlato con Obama, aveva già parlato con Erdogan, quindi lui aveva già quasi il consenso, diciamo, mondiale, dove arriva lì sul territorio del Kurdistan. La sua visita per noi era molto importante, le sue parole erano molto importanti, le sue promesse erano molto importanti. Io di qua invece spero che l'Italia possa partecipare anche a, brutto dire, i bombardamenti, ma purtroppo ci tocca dirlo, di poter aiutare anche in quel lato con gli aerei militari. Tra pochi giorni, tra oggi e domani, arrivano i nostri Peshmerga qui per essere addestrati dal governo italiano, dal Ministero della Difesa. Di qua devo ringraziare tutti quanti, ringrazio anche tutto quello che il popolo italiano ha fatto per noi, il governo italiano ha fatto per noi, certamente sono sempre stati accanto a noi, e noi cerchiamo di essere, come si dice, grati di quello che oggi l'Italia fa. Kurdistan è un paese ricco. Oggi l'Italia partecipa per la mia liberazione, oggi l'Italia partecipa per difendermi. Domani sicuramente l'Italia sarà il primo paese ad avere la porta spalancata e aperta, perché l'Italia è un paese, il Kurdistan è un paese economicamente molto importante, molto ricco.
abbiamo bisogno purtroppo di nuovo di ricostruire i nostri villaggi, il nostro paese, e l'Italia credo che sia il primo di questi paesi di poter partecipare e aiutare noi in quello. Dottoressa Cader, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Io mi conceda altre due domande. Io ho notato in questa lunga intervista una passione ed un amore per la sua terra e per i diritti dell'umanità che poche volte ho riscontrato. Io credo che chi ci ha ascoltato questa sera abbia capito nel profondo qual è la vostra situazione, nel profondo quello che serve. Starà a chi ci vede adoperarsi per far questo. A tal proposito, in conclusione, ricorderemo anche la sottoscrizione che qualunque cittadino italiano può fare. Ricorderemo il conto corrente che avete aperto per chi vorrà dare concretamente una mano all'emergenza profughi nel Kurdistan, problema grave che state affrontando in questo momento. Però mi consenta di chiederle chi è Rezan Cader. Io prima di tutto sono fiera di essere curda. Sono curda, nata in Sulaymaniyah, il Kurdistan dell'Iraq. Sulaymaniyah era la città rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché non abbiamo mai potuto accettare quello che Saddam Hussein ci faceva. Sono una di quei studenti che negli anni 80, all'inizio, fine di 70, inizi di 80, studente liceale, cercato di far parte della resistenza curda all'interno del paese, non accettando di non studiare in lingua curda, si facevano le manifestazioni, in cui delle manifestazioni guidate da noi. Partecipando a queste cose qua ero, come si dice, un po' condannata. L'amore per la patria nasco in mezzo a una famiglia dove l'amore della patria era la prima cosa assoluta in casa mia. I miei fratelli sono stati sempre partigiani, i miei cugini erano i primi. Anche direi il capo dei Peshmerga negli anni 70. Ma ho partecipato a tutto questo, in conseguenza ho visto anche i prigioni di Saddam Hussein, cosa che poi negli anni 80 ho dovuto recarmi in Italia. Ho dovuto prendere l'asilo politico dopo 7 anni, ma in Francia, ritornando in Italia, studiando in Italia, creando una famiglia e poi lottando a continuare per la mia patria, già dagli anni 80 fino ad oggi, man mano ad arrivare a quello di poter riavvicinare il mio governo, quello che nel 92 l'abbiamo creato, riavvicinare al governo italiano, riavvicinare alla classe dirigente politica italiana, e anche al popolo italiano, cosa che ho potuto fare, credo che qualsiasi altro curdo con l'amore per la patria lo farà. Io l'ho fatta con un po' di determinazione, nella mia vita devo dire tra la lotta che ho fatto in Kurdistan, tra i prigioni, tra tutto quello che la mia famiglia ha fatto, come tutta la famiglia in Kurdistan. Non c'è una famiglia in Kurdistan che non hanno avuto un partigiano o due dentro la famiglia. Non c'è nessuna mamma che non ha visto i prigioni di Saddam Hussein perché il figlio era partigiano. Non c'è una sorella che non è stata perseguitata perché il fratello era partigiano o lei partecipava alla lotta all'interno del paese, pacifica, lotta pacifica. Dopodiché io vengo in Italia, come ho detto, asilo politico, rifugiata politica, studente, finisco l'università, creo una famiglia e dopodiché vengo nominata come alto rappresentante del governo. Spero di essere una di quelle persone che ho potuto fare almeno un minimo per il mio paese, cosa che dobbiamo farla tutti quanti noi, l'abbiamo fatta tutti quanti noi, ma oggi mi trovo
che sono molto più piccola di quelle donne dove oggi resistono, a Kobane o alla zona di Mahmur o alla zona di Kirkuk. Loro sono da lodare. Qualsiasi ringraziamento che devo fare a loro non sarà mai quello per la grandezza di loro. Dalle sue parole si evince l'importanza della donna nel Kurdistan del XXI secolo. Da donna, quale regalo vorrebbe scartare, un unico regalo che vorrebbe scartare entro la fine di questo anno? La liberazione del Kurdistan. Bene, io credo che questa ora passata insieme all'ambasciatore, la dottoressa Rezan Kader, abbia fatto comprendere in maniera chiara quali sono i veri problemi che l'umanità in questo momento deve affrontare. A questo proposito avete aperto un conto corrente dove tutti i cittadini, uomini, donne, bambini, qualsiasi persona, se vuole, può versare un piccolo contributo. Questo servirà per aiutare i tanti profughi che in questo momento vedono nel Kurdistan una terra di pace. Se vuole ricordare ai nostri telespettatori le modalità per poter contribuire, le saremmo grata. Ok, noi abbiamo aperto un conto corrente in Banca Monte dei Paschi di Siena con il consenso del governo regionale del Kurdistan insieme al governo italiano, dove tutti quanti voi potete partecipare a questo. Questo aiuto va per difendere il crocifisso di Gesù, difendere l'umanità, difendere la donna curda, difendere veramente i bambini, difendere la famiglia. È un territorio dov'era, il territorio di pace, accoglienza per tutti quanti. Quindi sta a voi, al vostro cuore, di poter partecipare a questo evento che noi stiamo facendo. Grazie. Bene, io ringrazio la dottoressa Rezan Kader, alto rappresentante del governo regionale del Kurdistan in Italia, è stata gentilissima, ci ha ospitato. Siamo riusciti, credo e spero, a dare un messaggio di pace, che poi è quello che serve in questo momento altamente drammatico. In primo piano, una puntata speciale di In Primo Piano termina qua. Io credo che una piccola sottoscrizione, magari in favore di chi soffre in questo momento, andrebbe fatta. Noi ci torneremo frequentemente anche attraverso il nostro portale primopianonotizie.com, cercando di sensibilizzare tutti coloro che vorranno veramente dare un piccolo contributo per una grande causa. Di nuovo grazie, ambasciatrice, grazie. E buon lavoro.